Benvenuti ancora una volta ad Under Construction. Oggi vi presentiamo un progetto di ristrutturazione molto particolare. Andiamo a vedere un fienile toscano tradizionale, ma questa ristrutturazione diciamo che di tradizionale ha abbastanza poco. Andiamo a vedere una nuova forma di progettare e abitare insieme all'architetto Gianni Bellucci. Fienile di abbastanza comune nella campagna toscana, che è stato mantenuto e trasformato, però le parti meno nobili non sono state stravolte, ma sono state rilette in chiave un po' più contemporanea. Quindi la cosa che salta prima agli occhi è la facciata in faccia vista, non è il volume intonacato a destra o a sinistra. Poi uno vede sì che il volume intonacato è particolare, molto estilometrico. È stata un'invenzione quella del posizionamento del volume. Semplicemente è stato ridisegnato, così come è stato disegnato l'altro volume. Anche la distinzione tra intonaco e mattone ha voluto accentuarlo, questa differenza. Quindi ciò che è nuovo è intonacato, ciò che non è nuovo, quindi è originale, è stato mantenuto in faccia vista. Secondo me è un fatto di rispetto, perché mimetizzarlo vuol dire far perdere di vista qual è veramente la parte su cui l'occhio si deve posare e pensare quello originale. In realtà, secondo me, la distinzione tra interno e esterno è un po' labile. Lo spazio interno, in realtà, se si analizza in maniera più precisa, tende a confermare ciò che si apprezza dall'esterno. Quindi il volume in mattoni, che dall'esterno si denuncia come separato rispetto al volume intonacato, cioè questa vetrata alta che lo separa, anche dentro viene confermato. Quindi il volume della facciata è come estruso e si trova proprio nella facciata posteriore. Lo stesso taglio davanti si trova di dietro. Quindi lo spazio interno sembra quasi più essere uno spazio esterno al volume preesistente o interno al volume preesistente. Sono due o tre aspetti da tenere in considerazione. Uno è, come dicevo, il doppio volume, quindi la possibilità di apprezzare la volumetria del fabbricato esistente. Due è questo luce che entra su due lati, quindi tende a tagliare il volume nuovo dal volume vecchio. Il terzo è un punto in cui inizia una sorta di percorso che punta sui lecci dietro, quindi chi sta in soggiorno ha questa percezione dei due esterni, destra e sinistra, ha la percezione della verticalità del volume e ha questo cannocchiale che gli riporta lo sguardo poi sulla campagna toscana. Poi c'è la parte della più privata della casa, divisa sostanzialmente in maniera quasi equa, però creando due spazi completamente diversi. Quindi uno in cui bagno e camera sono più fusi, l'altro invece in cui c'è una separazione un po' atipica, fatta con un volume leggermente ruotato che ha il terrazzo. Noi siamo gli scenografi. E poi ci sarà l'attore che recita, lo sceneggiatore. Quindi il nostro obiettivo è quello di dare una scenografia alla vita di qualcun altro. L'effetto che a noi ha fatto, e poi ha fatto anche al cliente, quello di molta rilassatezza nel vivere in questi spazi dove questo colore avvolge tutto, quasi da sembrare uno spazio molto ovattato, molto celestiale. Si può riuscire ad avere i permessi per realizzare un prodotto del genere, questo anche in Toscana, anche se siamo abbastanza rigidi dal punto di vista normativo, però si può riuscire ad averli. L'importante è che a tutti i livelli, quindi dal committente al progettista, si creda nel progetto.